il nostro osso buco alle cipolle o cotto. Io faccio per 4 persone, quindi 4 fette di osso buco, poi del burro, del rosmarino, dell'alloro, un paio di spicchi d'aglio, 3 grosse cipolle, del prezzemolo, poi del vino bianco, olio d'oliva, sale e pepe. Come prima cosa andiamo a fare dei tagli tutto intorno all'osso buco per non farlo arricciare. Un po' di farina, ci servirà anche un paio di litri di brodo di carne, o potete fare anche brodo vegetale. Mettiamo il nostro burro, anche un pochino d'olio, andiamo a sbucciare le nostre cipolle. Aspettiamo. Iniziamo a mettere burro e olio. Non le dobbiamo far bruciare. Mettere un po' di pepe, un po' di sale, mettiamo un goccio di vino bianco, lasciamo evaporare 2 minuti e aggiungiamo un paio di mestoli di brodo, passiamo la fiamma e lasciamo andare piano piano. In quest'altra padella accendiamo, mettiamo ancora un po' di burro, un po' d'olio, mettiamo lo spicchio d'aglio schiacciato, facciamo sciogliere. Intanto andiamo ad infarinare il nostro osso buco. Il sale e il pepe lo mettiamo dopo, ragazzi. Adesso lo facciamo rosolare per 5 minuti per lato, senza girarlo, 5 minuti, regolate la temperatura e poi lo andiamo a girare. Andiamo a girare. Lasciamo rosolare anche da quest'altra parte. A questo punto vado mettere un po' di pepe, sale,
puliamo sul vino bianco. Andiamo a mettere così sopra, andiamo a mettere un paio di nespoli di brodo vegetale. Passiamo, mettiamo la coperchia e lasciamo cucinare per un'oretta. Ogni tanto aggiungiamo del brodo di carne o vegetale, e così facciamo anche per le nostre cipolle. Nel frattempo ho cotto del riso basmati a vapore. Andiamo ad impiattare. Mettiamo un po' del nostro riso cotto a vapore. Eccolo qua, il nostro piatto di orso al buco alle cipolle.